quello è un pilone. Diamo il benvenuto a Mario Dinolfi, presidente nazionale del Popolo della Famiglia, direttore anche della Croce. Oh, allora. Ciao. Hai ancora la Croce? Certo, tutti i giorni, stiamo lavorando al numero di domande. Ah, domani che ci avete in prima pagina? Qual è il lead di domani della Croce? Apriamo sulle scene del PT, ci fanno molto divertire. Certo. La guerra delle scene. Non avevi fatto parte domani. Anche del PD una volta? Certo, non sono parte deputato del PD, deputato. Lo conosco molto bene, sono deputato Renziano, quindi insomma, conosco perfettamente, quindi racconto da quasi da insider alcune cose che conosco bene domani in prima pagina per chi vuole. Sulla Croce. Qual è la cosa più, diciamo, sfiziosa di questi retroscena di Dinolfi? La cosa più divertente è che 10 anni fa ci candidammo in 5 per fare i segretari del PD, adesso siamo tutti fuori. È abbastanza indicativo, è incredibile. C'è gente in esilio, è una storia molto molto particolare. Ma la storia unica nella storia dei partiti politici, perché Veltroni fa il regista, la Bindi si ritira da vita privata, Letta mandato in esilio in Francia, Gavronsky non so neanche che faccia, io sono uscito 6 anni fa. Quindi insomma è una storia di evidentemente di qualche problema, non so se si risolve con due cene, ecco, questo no, tra l'altro credo separate, proprio di no. Tra l'altro separate per questo. Ma tu sei per cambiare il nome, per ribaltare tutto, per ripartire da zero? Ma ormai sono meno interessato, mi pare chiaro che sia un fallimento quando si fallisce l'idea di Orfini di dire sciogliamoci, ma poi rifacciamo lo stesso con lo stesso nome, e non mi pare dicendo Orfini che lui non è più a disposizione, ecco, diciamo così, mi sembra un po' una, l'ho chiamata la supercazzola, domani sull'editoriale troverete questa parola nel titolo, quindi da un uomo originale come te supercazzola un po' sfruttato, devo dire. Vabbè, però Tantani, un po' suona, insomma, vabbè, funziona sì. Toscano, però, tu capisci, prima di mettersi a discutere di leggi sulla famiglia eccetera, c'è una cosa che tu sei dentro, fuori, insomma, sei uno. Ma io continuo a non capire, quelli discutono su chi? Io non capisco, ma per fare che cosa? Cioè, qual è il progetto? Qual è la proposta politica di questo PD? Esattamente questo è il problema. Il PD nacque perché un segmento di persone cattoliche, tra cui il sottoscritto, tra cui Renzi, tra cui Letta, tra cui la Bindi, insieme ai cosiddetti socialisti che venivano dall'esperienza del PC, unendosi volevano fare una cosa nuova. Il progetto era, dal mio punto di vista, fare un partito popolare di massa, altri volevano fare magari il riesumare roba del PC, la verità è che l'amalgama non è riuscita e oggi il progetto non c'è, sono diventati una sorta di partito di Emma Bonino, versione non bonsai ma un pochino più grande, anzi il grande filosofo Augusto Del Noce diceva saranno un partito radicale di massa, più o meno è diventata una cosa del genere, ed è poca roba, insomma, purtroppo è poca roba perché dentro non c'è un progetto di sviluppo della società. Negli ultimi anni, litigando con i cattolici, con la legge Cirinnà e compagnia, litigando con l'ambiente di sinistra, cancellando l'articolo 18, diciamo che le radici fondanti del PD sono saltate completamente. Questa è la ragione per cui stanno ai livelli di Fassino dei DS, che il direttore Zucconi ricorderà bene, insomma. Io continuo. La ragione stessa per cui hanno fatto il PD. Io continuo a essere sbalordito dal fatto che questo PD abbia comunque nei sondaggi il 17%. Sono tantissimi il 17%. All'europeo hanno molti meno, io devo dire, all'europeo purtroppo mi dispiace molto, perché quella è una cosa tra la quale mi frega niente né del PD né di nessuno. Io all'Europa sono vecchio, tengo moltissimo. Va bene. Caro Dinolfi, parliamo di cose. Sai che io ho avuto questo battibecco col senatore Pillone. Famosissimo te, famoso quasi Pillone, quindi per forza. Ah, figure. La cosa però sui social, vabbè, quelli non c'è niente. La cosa che mi disturbava della cosa di Pillone. Tu so che sei contro questo, contro quello, è tutto perfettamente legittimo. Tu puoi essere contro l'aborto, contro il divorzio, contro quello che vuoi. Quello che io non accetto, scusa l'espressione banalissima, è come si può pensare di obbligare una donna, obbligare, lo Stato può obbligare una donna a portare a termine una gravidanza? Questo proprio mi fa rivoltare le budella. Di fatto, però, diciamoci la verità, oggi non c'è questo tipo di problema, oggi c'è il problema che i bambini, circa 88.000 ogni anno in Italia, vengono uccisi. A me fa rivoltare questo le budella. Quindi qui dobbiamo metterci un po' d'accordo. Bambini. Adinolfi intende per bambini gli embrioni. Bambini. Ecco, mia moglie è incinta. Quando mi ha detto, Mario, aspetto
ha detto aspetto un bambino, non ha detto aspetto un feto. Per noi è nostro figlio, se lo perdessimo sarebbe una tragedia. Certo. Ora, non c'è dubbio, non c'è dubbio. È molto difficile non considerare quella persona che noi, a cui noi vogliamo bene durante tutta la fase della gravidanza, una non persona. Mi sembra molto molto complicato e mi sembra molto difficile che qualcuno possa arrogarsi il diritto di decidere se Vittorio Zucconi deve nascere oppure no. Questo è un punto di vista su cui il dibattito è complicato, non è semplice. Questione risolta molti anni fa. Fossi in pillone, no, risponderei alla tua domanda. Ecco, questo forse mi pongo come tema, no, perché certo, non ho voluto certo rispondere alla domanda, ma non perché Pillon non è diciamo sulla tua posizione. Esistono posizioni diverse, come sai, si possono confrontare civilmente. Ad oggi peraltro la tua posizione è vincente, perché hai tutti i crismi per poter fare quello che tu intendi. Io ritengo che oggi, in una situazione di nascite zero in Italia, anzi sotto zero, forse una riflessione in più su 88.000 bambini morti si possa fare. Questo... Puoi riflettere su tutto. Ma... quello sul quale io non accetto di riflettere, Mario, lo dico apertamente, è la formula per cui io, Stato, con tutta la forza del mio potere statuale, posso costringere una donna a portare a termine la gravidanza. Lo Stato obbliga, questo dice la proposta, una donna che non voglia accettare, specifico un'altra risposta, ingentissime somme di denaro per portare a termine la gravidanza. Non voglio che lo Stato obblighi nessuno a fare qualcosa come portare a termine una gravidanza. Lo per la Stato, verità non c'è nessuna, io ho vissuto anche questo genere, purtroppo è la risposta che Pillon ha dato in un'intervista, sì. È una allora, genetica basta risposta, Mario, ingentissimi Mario fondi economici, è poi una tragedia, perché tutti quanti andrebbero a chiedere gli ingentissimi fondi economici a quel punto, inevitabilmente. Ecco, una cosa un po' ingenua al limite. Pensa a quale tragedia. Beh, ma allora tutto, vedi, era tutto lì il problema. Bastava che il senatore ogni dicesse incinta. Io avevo detto una cosa un po' così, ma non è una proposta di legge, non è niente. Poi Pillon è alla prima legislatura, è inesperto, e se vede, gli avrei dato un po' di beneficio del dubbio in più. L'avete un po' aggredito, no, devo dire la verità. Insomma, ah, lo aggredito? Ah, okay. Un pochino sì, un pochino sì. Gli avete proprio fatto la telefonata in faccia. Chiedendogli una cosa che lui aveva detto, chiedendogli di rispondere di una cosa che lui aveva detto, io l'ho aggredito, Mario? Che è successo? No? Mario, no, non l'hai cacciato non te, cacciato Vittorio. Non l'ho nessuno, no? Attenzione. No, qui non l'ho cacciato nessuno. Mario! Mario richiama, Arnolfi richiama. No, 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 per carità. O facciamo, che... Non montiamo. Prego, Mario, dici. Sì. Quello che volevo dire è che semplicemente io avrei risposto tutto qui, insomma. E cosa avresti detto? E come vedi ti sto rispondendo, ecco, insomma, abbiamo opinioni diverse. No, ma quindi secondo la tua visione, Mario Adinolfi, secondo la tua visione, come si riesce quindi a si può fare una legge, si potrebbe fare una legge per impedire alle donne di abortire? La proposta del Popolo Famiglia si chiama reddito di maternità. Ok. Stupidaggine enorme, il reddito di cittadinanza costa una marea di soldi ed è inutile. Bisogna fare il reddito di cittadinanza di maternità, cioè capire che quello della madre è un lavoro, ed è un lavoro che va retribuito con 1.000 euro al mese, noi diciamo da tutta la campagna elettorale, e progressivamente costruire una cultura della vita che faccia sì che non ci siano 88.000 aborti l'anno in Italia, quando l'Italia ha bisogno, perché ha bisogno di figli che non nascono, perché noi abbiamo un saldo anagrafico tragico con 400.000 nascite e quasi 680.000 morti, cioè qualcosa che non va, l'Italia così è finita. Quindi noi ci dobbiamo porre questo problema, io credo sia un problema di tutti, io mi sono messo, diciamo, del mio, sono la terza figlia, sto sopra media nettamente, serve che l'Italia cominci a considerare il problema e fare figli, perché così l'Italia è morta, non reggono le strutture di welfare, non lette la sanità, non reggono la sanità gratuita, la scuola gratuita, non sono cose immaginabili. Purtroppo senza figli un paese muore e noi credo abbiamo questa come prima emergenza, noi del Popolo della Famiglia la avvertiamo come prima emergenza. No, questo sì, Mario, però diciamo questo, diciamo, io penso che gli incentivi alla natalità sono una cosa degnissima. No, incentivi alla natalità, far capire che la donna madre è una lavoratrice, che è una cosa diversa. No, la donna madre lavora 24 ore al giorno, si fa un culo così e deve essere riconosciuta come lavoratrice, non un bonus. Ma io penso che nel momento in cui una donna decide di fare un'interruzione di gravidanza volontaria di gravidanza, è arrivata a un punto in cui comunque non vuole avere quel figlio, difficile fare un incentivo economico così lo tieni. È già una scelta quella lì, cioè a monte magari cultura complessiva, credo. È un problema di cultura complessiva. Se tu hai una cultura che oggi fa valutare, ho visto una pubblicità orrenda di una marca di profilattici che racconta avere figli come un grande problema, come un guaio, come qualcosa che ti guaia la vita, allora lì non ci siamo più, c'è un problema culturale. Questo è un paese cupo da questo punto di vista.
paese dove non puoi prestare i bambini. Non è tutto così, eh? Per esempio, i cattivissimi, il cattivone Orban c'ha un tasso di natalità enorme, c'è l'aumento dei matrimoni ogni anno e c'è il PIL che cresce al 4%. Di solito, ecco, famiglia vuol dire ricchezza, eh? Attenzione, le poi cifre, famiglia e figli vuol dire ricchezza. Famiglia vuol dire ricchezza. Famiglia vuol dire ricchezza. Dinolfi, tu sei un uomo troppo colto per non sapere che ci sono stati decenni nei quali venivano dati premi alla famiglia, le Befane del Duce, e si produceva carne da cannone. Quindi andiamoci piano con la famiglia, che vuol dire ricchezza. In Italia qual è? L'anno con le nascite più alte è il 46, cioè eravamo sotto le macerie. Grazie, però lì, appunto, esattamente. Lì abbiamo ricostruito l'Italia. Esattamente. Lì abbiamo ricostruito l'Italia. Perché sono stati 1.660.000 bambini, perché è nata una speranza, perché è finita la guerra, è nata una speranza. Sono tornati dalle guerre alle quali erano stati mandati a morire quelli che facevano la politica dell'incremento familiare per avere i 6 milioni di baionette. Fortunatamente tornarono milioni di reduci, i quali si affrettarono a celebrare la vita facendo l'amore con la... Esattamente. Quindi bisognava ricostruire. Ma infatti i miei genitori si sposarono sotto i bombardamenti, ti puoi immaginare che speranza avevano, e non c'era nessun sussidio economico, nessun sussidio familiare, c'era semplicemente una cultura la convinzione. Della vita. Senti Mario, ci scrive un ascoltatore in diretta che ma ti sta sentendo, Andrea da Tennis, che vorrei chiedere alla Dinolfi, che parla di bambini uccisi, se considera quindi quelle madri assassine. Io considero quei medici che fanno, e sono pochi per fortuna, in Italia c'è una grande incidenza di obiezione di coscienza nella classe medica, che considero positivamente, al contrario del politically correct che dice che invece bisogna... No, il politically correct dall'altra parte. Beh, la legge. Dall'altra parte il politically... Io dico che ci sono... Adesso. È un bene che 7 medici su 10 siano obiettori di coscienza. Io considero un medico che pratica l'aborto, secondo il giuramento di Ippocrate, non lo dico io, lo dice la radice della nostra civiltà medica, un medico che tradisce la propria missione di medico. I medici curano e non uccidono. Dinolfi, voglio dire, sappiamo benissimo che le donne, io non so Eva perché non l'ho frequentata, le donne hanno sempre trovato modo di abortire quando ne volevano i bambini, senza il medico, con il medico, con quella, quindi non puoi obbligare una donna, non puoi obbligare una donna ad avere un figlio, non puoi obbligare una donna ad avere un figlio nel nome dello Stato, Dinolfi. Qui sta il problema, non la natalità, l'immigrazione, Orban, non, non è il problema di oggi, cioè non è un'emergenza che ti appassiona tanto, è una cosa che non c'è, cioè non stiamo discutendo quale di emergenza? Cosa che c'è. Quello che quale c'è emergenza? È che ci sono 88 morti ogni anno, noi dobbiamo ragionare se questi ci stanno bene o no. E l'emergenza di donne che non possono partorire, che non possono, che vengono qui e sono obbligate a partorire, non esiste, non c'è. Ma per fortuna Mario, che non c'è. Grazie Mario Dinolfi, ci sentiamo alla prossima, eh? Un saluto. Poter scegliere. Un ciao. Saluto Mario, e mi raccomando, ciao. Oh, complimenti, perché ho scoperto una cosa, la devo dire, ma te lo dico con grande ammirazione: tu ti sei sposato a Las Vegas. Sì, per me, sì. Ma Las Vegas per me è un tempio, almeno su quella religione. Come detto, sono un amante degli Stati Uniti d'America. Vabbè, lui è pokerista, Mario Dinolfi, è pokerista, è incallito. Quella di Las Vegas è una religione che condividiamo. Ciao, ma grazie. Ciao Dinolfi, ciao.